Questa squadra di pallavolo della Rodari, lei la sta seguendo da quanto tempo? Questo è il terzo anno. Questo è il terzo anno. Quanti ragazzi sono impegnati in questa? Il gruppo è attorno alle 12 unità. Benissimo. E sono tutti ragazzi che frequentano il centro diurno o anche altri centri? No, 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 frequentano centri di vita. Ok, e quante volte E allenate, fate queste cose? noi ci troviamo 2 volte alla settimana, di mattina. Solo maschi, maschi e femmine, solo femmine, com'è la situazione? Il gruppo è misto, maschi e Maschi e femmine. femmina. E loro, come si dice, fanno anche atti, ci sono modi di poter in qualche modo confrontarsi nella loro abilità. Sì, allora noi partecipiamo a un torneo che è un torneo regionale, che è il torneo regionale dell'Ampis. Sì? Dentro questo torneo facciamo delle partite. Quest'anno non sono tante perché in base a quante sono le squadre che aderiscono anno per anno possono cambiare, che aderiscono a partecipare. Quindi sono sempre squadre che però composte da persone che frequentano centri diurni, sempre con problematiche, mi sta dicendo. Questo torneo è specifico, sì, esatto, è riservato appunto a questo tipo di squadre che hanno queste Ho caratteristiche. capito. E la squadra della Rodari come si comporta? Come si è comportata in questi 3 anni? Molto bene, anche allora qui c'è da distinguere quello che è un discorso di risultato sportivo. Che comunque è importante perché chiaramente si fa un campionato, quando si affronta un campionato, una delle motivazioni che porta ad affrontare un campionato è la competizione, quindi mettersi in confronto con le altre squadre, e Certo. dentro al confronto c'è sempre il tentativo di provare a vincere, quindi i risultati sportivi sono stati molto buoni, ci siamo piazzati al secondo posto anche l'anno scorso del torneo e così l'anno precedente, quindi c'è una sola squadra che è riuscita a fare meglio di noi, è la squadra di Arzignano, Ah, Vicenza. Vicenza, sì, giusto per dare un'indicazione, ecco. Loro hanno vinto anche delle coppe, mi dicevano negli anni passati, hanno vinto anche, si sono portati a casa anche dei trofei, mi dicevano, giusto? Quindi ecco, diciamo che anche il risultato dal punto di vista proprio sportivo è buono, è una buona tradizione appunto pallavolistica. Poi c'è da aggiungere anche il risultato che è oltre all'aspetto proprio sportivo puro come risultato di gare vinte e perse, quello che può definire il percorso di costruzione del gruppo, della squadra. L'imparare appunto a stare dentro determinate regole, rispettare gli orari. Organizzare un gruppo che pur con problematiche però vuole vivere in maniera normale lo sport, insomma, ecco, diciamo. Anzi, noi abbiamo volutamente proprio cercato di impostare il più un'organizzazione di squadra e di gruppo che rispecchiasse ovviamente con i tempi e con i modi dovuti che rispecchiasse quello che può essere il percorso di una squadra di un team diciamo che affronta E proprio che ne so un campionato WISP, un campionato FIPAV certo. e quindi che si insomma, organizza e si struttura per ottenere dei risultati sportivi. Quindi abbiamo Quindi cercato di portare avanti più via. fedelmente l'azione proprio per far vivere tutto quello che è la preparazione, gli Cioè, allenamenti. vivere normalmente quella che è un'attività sportiva, ecco, lei mi sta dicendo, giusto? Esatto, farla valere il più possibile. Ecco, lei, dei giocatori che invece ognuno di loro ha dei problemi abbastanza così, insomma, che sono andati a incidere molto sulla loro vita. Ecco, come si è rapportato con loro? Come vive lei questa situazione? Lei l'aveva già fatto prima? Esperienza nuova per me, quindi ormai diciamo che sono 3 anni, quindi dopo un po' di tempo si adatta e si riesce al meccanismo e all'ambiente. All'inizio chiaramente
la pallavolo e le modalità per entrare dentro alla squadra, di come allenarla, eccetera, ovviamente sono state un po' una scoperta per me. Sono sempre stato guidato dagli operatori che ovviamente mi affiancano nella... Certo. E quindi attraverso anche il confronto con loro si è trovata la strada migliore appunto per sviluppare l'attività. E dal punto di vista mio è stata un'esperienza molto importante. Senta, lei è un ex giocatore, no? Lei di pallavolo, giusto? Un ex giocatore, ho giocato anche in Nazionale. Serie A per un po' di anni, quindi ho un'esperienza anche importante. E quindi ho vissuto la pallavolo sia da giocatore... Che da allenatore? Sia io alleno anche molte squadre giovanili, ho allenato squadre adulte, quindi ho allenato più tipologie di squadre. Del mio percorso. Senta, Checchin, secondo lei il fatto che si faccia dello sport quando ci sono dei problemi di questo tipo, psicologici, psichici o psichiatrici, è importante secondo lei? Beh, non è uno specialista, ma vedendo così le cose, lavorandoci dentro, è stato importante per il gruppo che lei ha gestito? Io mi permetto di dire che per me è stata un'esperienza estremamente importante, l'ho già detto. Secondo me posso dire tranquillamente che anche per i ragazzi, per il gruppo, questa esperienza è molto valida. Intanto si riesce appunto a instaurare un rapporto, una relazione. Certo. Si sviluppano, che si costruiscono e che sono controllate, perché l'ambiente è controllato. Dentro un ambiente controllato tutte quelle dinamiche dei rapporti sociali tra le interpersonali vengono e vengono affrontati, quindi si affrontano anche situazioni a volte non semplici, certo. Ma quello che succede anche nei gruppi normali, insomma, ecco, nei gruppi quelli classici, e il fatto di parlare di risolvere le varie problematiche aiuta sicuramente. Io quando alleno i gruppi giovanili dico sempre: guardate che quello che succede qua poi serve anche come fuori dall'ambiente sportivo, sono esperienze di vita e qui riporto esattamente le stesse cose, ma con convinzione, non perché sono quelle frasi fatte che si dicono e basta, le cose stanno proprio così. Certo. Senta, le prossime trasferte? Allora, adesso andremo a giocare a Vicenza tra poco. Quando? Ad aprile. Aprile. Sì, e il calendario finisce a maggio quest'anno. Gare, appunto fino a maggio abbiamo un calendario. Ecco, noi abbiamo fatto anche, che può essere utile riportarlo, ci organizziamo anche quando è possibile per fare anche delle amichevoli. Abbiamo fatto un gruppo WISP, quindi un gruppo che fa il campionato WISP, che ci ha ospitato nella loro palestra un mese scorso in orario serale. Dove, qui a Mestre? A Marghera, sì. Marghera. Allora abbiamo organizzato, anche con l'aiuto di compagni, di ex compagni di gioco miei, che mi hanno aiutato nel appunto, proprio anche nella fase di gioco effettiva. Certo. Abbiamo creato un evento che è stata la partita confrontati con una squadra attrezzata che fa il campionato WISP, quindi di un buon livello, ecco, dal punto di vista. E come sono andati i ragazzi della Rodari? Bene? Sono andati bene, abbiamo anche io, per esempio, ho giocato anch'io, e giocatori, ex giocatori che mi hanno dato una mano, e in più appunto organizzando via le varie squadre, abbiamo fatto un'ottima serata, sia appunto dal punto di vista sportivo che di incontro, è stata vissuta, certo, bene. Poi abbiamo fatto una piccola festicciola finale, quindi un bel momento di con la città, insomma, in qualche modo, perché c'erano sia una squadra normale che una squadra di persone che avevano disagio, giusto? Questo la partita è stata svolta regolarmente, tutto con l'arbitro, ed è stato un bel momento di confronto. Senta, l'ultima cosa, Roberto, quando voi andate in trasferta, problemi mai con i ragazzi? C'è molta consapevolezza, vero, mi pare? Sì, ecco.
ecco, siamo passati attraverso anche situazioni dove qualche componente della squadra per caratteristiche sue magari non si trova, se è un po' a disagio, per esempio, pubblico, no? Certo. Queste esperienze ovviamente sempre per il fatto che sono controllate, che sono in un ambiente protetto, sono per superare anche a volte o per affrontare in situazioni di disagio anche magari forte per alcune persone. Sono momenti che saranno forse irripetibili. Se non ci fossero queste situazioni, mi viene difficile pensare a altre situazioni che possano agevolare, aiutare a superare determinati trattamento, insomma, di superare dei blocchi nello stare insieme, nel confrontarsi con gli altri. Abbiamo visto, ecco, miglioramenti da questo punto di vista nelle persone, hanno più fiducia in loro, più consapevolezza, imparano anche a vivere le vittorie e le sconfitte col giusto peso, con la giusta, mi passi il termine, della drammaticità, insomma. Certo.